Successo di pubblico per Box sotto le stelle. L'iniziativa, che sabato 11 giugno, a partire dalle 20.30, ha visto gli atleti della Box Parma sfidare gli svizzeri della St. Gallen nel corso di 7 incontri riservati ai dilettanti prima serie. L'evento era previsto in piazza Garibaldi, ma a causa del maltempo il ring è stato allestito sotto i portici del Grano, di fianco al comune. Una location che si è comunque dimostrata spettacolare, in particolare quando il pubblico ha riempito tutti i posti a disposizione. Un emblem per la Palestra Ducale. I suoi giovani allievi, allenati da Maurizio Zennoni, si sono aggiudicati 6 incontri su 7 e un pareggio contro gli sfidanti. La società di pugilato ha trionfato anche nell'incontro clou della serata, quello dei pesi massimi, con la vittoria ai punti di Matteo Grissino Modugno sull'ungherese Gabor Farkas al termine di un match in 6 riprese. Nel contesto dell'iniziativa, i parmigiani hanno potuto incontrare e conoscere i volontari delle associazioni Avoprori, impegnate sul fronte della prevenzione e lotta ai tumori, e i volontari dell'associazione Parma per gli Altri, organizzazione non governativa che opera in Africa, soprattutto in Etiopia e in Eritrea, dove realizza in collaborazione con le comunità locali progetti di sviluppo territoriale, sanitario, scolastico ed economico, con una particolare attenzione rivolta alle donne. Jacobbe Fragomeni, pugile di Parma. Ormai di Parma, sì. Raccontaci il tuo ultimo periodo. Ma il mio ultimo periodo, da quando sono arrivato qua, nella città di Parma, sta andando alla grande. Quindi siamo stati in Messico 2 volte, tutte le 2 volte siamo tornati vincitori. E ci stiamo preparando appunto per fare un combattimento adesso l'8 luglio a Civitanova Marche, in programma per fare quest'inverno ritornare sul tetto del mondo alla tenera età di 42 anni. Spero di fare il record italiano appunto di questa giovane età, di essere campione del mondo. Ci stiamo preparando bene, stiamo andando bene con Maurizio, con i ragazzi che stasera danno spettacolo. Che dire, io mi trovo molto bene qua. Peccato che si mangia troppo bene, ed è un po' pericoloso, però sono molto carico e non vedo l'ora di portare a Parma questa meritata cintura. È una città dove si riesce a sviluppare bene il ruolo del boxer? Ma la palestra, la Box Parma è la palestra dei vecchi tempi, la palestra dove si suda, dove si fa fatica, dove c'è l'ambiente vero del pugilato, cosa che adesso purtroppo si è un po' persa in giro per l'Italia. Adesso, almeno per quelle poche palestre che ho visto io in giro, sono tutte un po', se si può dire, perdonatemi, un po' infighettate. Niente. Questa è la box, qua mi sembra di essere ritornato ai vecchi tempi quando avevo appena iniziato a fare pugilato. Diciamo che è la palestra tipica americana della box. E qua si esce, si suda, escono fuori dei talenti dove si suda, ci si sacrifica e si va avanti, speriamo di tirare fuori altri campioni, quindi io mi trovo abbastanza bene. Un'ultima cosa, il rapporto con i maestri che hai qua a Parma, da Guareschi e gli altri? Ma io devo solo ringraziarli perché mi hanno accettato proprio come un figlio, un fratello, e il rapporto da prima è migliorato e si è conformato. Cioè abbiamo un rapporto adesso proprio in sintonia, come se fossimo mamma e figlio, diciamo. Che dire, appunto per questo mi trovo bene con loro e con loro lavoro bene, loro si trovano bene con me, ed è nata questa unione e l'unione fa la forza. Quindi guai, devo ringraziare Guareschi, il presidente, Maurizio Zinoni, l'allenatore, che mi hanno accolto così bene. Che dire, adesso sono diventato uno di voi, spero. Lancia uno spot per fare la box a Parma o la box in generale. Non è vero che la box è violenza, la box è educazione, la box è forza, è vita. Ragazzi, non perdetevi, incavolate, venite a fare pugilato che vi insegna a stare al mondo.
terzo anno consecutivo, box sotto le stelle, è ritornata dove? Qua nella bellissima piazza Garibaldi, però sotto i portici del Grano. Grazie all'assessorato allo sport, nella persona dell'assessore Roberto Ghiretti, amministrazione comunale e tutti quelli che hanno collaborato, l'amico Bertoncini, insomma sono stati molto bravi, Andrea Grossi, ci hanno aiutato perché abbiamo dribblato il brutto tempo e qua sotto è uno scenario fantastico, anzi abbiamo avuto i complimenti da tutta la squadra della Svizzera. Sì, il programma di questa sera è che cominceranno i dilettanti, i nostri 7 dilettanti della Box Parma contro 7 dilettanti prima serie della box svizzera e poi dopo ci sarà il nostro Matteo Modugno, professionista, che sarà il match clou della SEC. Questo peso super massimo che naturalmente è lanciato sempre più in alto e facciamo un in bocca al lupo a questo nostro campione perché veramente è una promessa e speriamo di riuscire a portare qua, naturalmente do una chicca, a ottobre i campionati italiani con il nostro Matteo Modugno. Vince Matteo Cristino Modugno. Matteo, fresco fresco di una vittoria ai punti, meglio di quella dell'altra volta, ci hai detto. Senza dubbio, sì, appunto abbiamo deciso di dare la rivincita a questo avversario qua per smentire le critiche che avevamo ricevuto sul match precedente, che effettivamente era stata una vittoria ma non netta. Comunque abbiamo deciso di rifarlo appunto per dimostrare che abbiamo dei numeri, bisogna ancora lavorare però per riuscire ad arrivare appunto al titolo, al mondialino WBC. Un avversario comunque alla fine duro alla tua portata. Sì, anche diciamo un vero peso massimo perché era del peso di 115 kg, non aveva le mani leggere, quindi un bel avversario, un bel test, una bella prova. Il maestro Zenoni cosa dice della prova di Matteo? Sono veramente contento, a me non interessava neanche il fatto di cercare il capo per forza. Siccome un mese fa, non è tanto, abbiamo incontrato lo stesso avversario, la prestazione non è stata scintillante. Noi per poter crescere dovevamo far vedere che quello è stato una serata, no perché Matteo aveva male la mano destra. Stasera con tutte e due le mani ha dimostrato che dall'inizio del match non c'è stata storia, praticamente l'ha annullato, non gli ha lasciato fare niente, l'ha sempre anticipato, l'ha boxato, tenendo presente che Matteo è il settimo match. Questo è un uomo con 40 incontri, quindi un uomo navigato, con esperienza, un uomo forte. Quindi io personalmente sono molto contento e abbiamo visto anche dove dobbiamo lavorare, su alcune malizie e astuzie che si fanno con l'esperienza. Il ragazzo ha 23 anni e deve crescere, non in altezza. Una grande serata considerando anche tutti gli altri incontri, insomma quasi tutti vinti tranne un pari. Sì, che tra l'altro il pari non fa testo nell'internazionale perché sono incontrati due miei pugili. Uno che è tesserato con la Battipaglia però passerà professionista con noi e l'altro è Marcello Gravati che sta crescendo, un ragazzo con tanti margini di migliorare. La Svizzera non era una squadretta perché quando siamo andati a Carasù in novembre abbiamo fatto 3 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio. Quindi però io ho lavorato su quello che ho visto là e stasera i frutti si sono visti. I ragazzi proprio gli hanno fatto un cappotto fuori stagione, come si dice, no? Una grande scuola quella di Parma. Beh, c'è una bella famiglia, abbiamo passione, siamo questa adesso alcuni dei miei ex pugili che sono diventati i miei aiutanti, così io riesco a curare più i professionisti, loro i dilettanti, la scuola è la mia, quindi lavoriamo su quella direttiva, i risultati stanno venendo, siamo una delle prime società d'Italia. Una chiusura Matteo sui prossimi appuntamenti. Prossimi appuntamenti 18 agosto a Toscolano Maderno, e in fase di programmazione appunto il titolo se riusciamo a farlo qua a Parma in ottobre-novembre. Elisa come sarà? Come sarà lì? Sì. Vincenti, vincenti alla grande. Meglio. Con la testa siamo vincenti con tutto, il fisico ce l'ha.